Dunque prosegue il confronto tra 5 Stelle e Lega, dal movimento filtra ottimismo, mentre la Lega tiene il punto su Paolo Savona all'economia. Claudia Mazzola e poi Sonia Sarno. Nel movimento scommettono quello di oggi tra Conte, Di Maio e Salvini sarà l'incontro decisivo per chiudere la partita sulla squadra di governo. Parleremo di tutto quello che bisogna fare in vista della formazione della squadra di governo. Ci sarà un confronto tra le forze politiche che sostengono il governo Conte e il presidente Conte. Lei è disposto a rinunciare al superministero del lavoro con dentro lo sviluppo economico? Mi pare che si stia discutendo già di nomi, stiamo discutendo prima di tutto dell'assetto del governo per realizzare il programma elettorale. Ma oggi i nomi Di Maio li farà e come? L'obiettivo grillino è riuscire a trovare la quadra senza cedere su quelli che il movimento considera cavalli di battaglia. Il confronto tra Di Maio e Salvini è andato avanti fino a tarda notte per arrivare stamattina con parte dei nodi già sciolti, ma le distanze con la Lega ci sarebbero ancora. I 5 Stelle tengono il punto sul capitolo infrastrutture, l'attenzione per le grandi opere, la TAV, e sulle misure per le piccole e medie imprese, il reddito di cittadinanza. Temi perno del contratto e di una legislatura che, ne è convinto Di Maio, durerà 5 anni.